Buon pomeriggio, care ragazze, care bimbe, cosa fate di bello? Oggi è sabato 17 agosto e io sono finalmente, dopo una settimana di lavoro, a riposo e vi registro dopo tanto tempo, finalmente, dalla mia casetta, dalla mia umile casetta, precisamente dalla mia cucina, come potrete vedere alle mie spalle. Se vi va, oggi vorrei farvi vedere la mia collezione di tazze, precisamente ne ho 23. Eh sì, ho una vera e propria passione per le tazze. E vorrei un po' condividere con voi e farvi vedere queste tazze, vi va? Allora, la prima che vorrei farvi vedere è questa. A me piacciono le tazze molto grandi e questa l'ho acquistata perché, anzi, mi è stata regalata da mia mamma, scusate, proprio perché appunto c'è scritto acquario, io sono del segno dell'acquario e mi è piaciuta molto la frase che c'è scritto: amante dei viaggi, vedrà realizzati i suoi sogni. Spero davvero che sia così, ma non soltanto per quelli del segno dell'acquario, ma per tutti in questo mondo. La seconda che vorrei farvi vedere, che ho acquistato, è sempre questa tazza larga, grande, perché appunto, ripeto, mi piacciono le tazze grandi, ed è ecco qui tutta disegnata con questi fiori colorati. A me piacciono tantissimo i fiori, davvero tanto, e quindi davvero mi piace tanto questa tazza. Poi ho questa di plastica con la cannuccia acquistata dai cinesi, non nel mio paesino, e nulla, l'ho presa perché mi piace tanto, mi ricorda tantissimo, non so, l'inverno, quindi le bevande calde, cappuccino, mi piace un sacco. Poi ho quest'altra che forse, non so, avrete visto in qualche video, se non sbaglio, ma magari mi sbaglio, però sì, la uso molto spesso. Di solito sì, bevo la spremuta qui. Molto bella, mi piace davvero tantissimo. Poi ho questa, molto più stretta, molto più alta, così. Semplicemente, ecco, disegnata con questi colori che mi piace tantissimo anch'essa. Poi ho questa bella tazza enorme che praticamente ce l'ho da quando sono molto piccola, quindi non so chi me l'ha regalata, chi l'ha acquistata, ma mi piace tanto perché io amo il Natale e amo proprio l'atmosfera natalizia, amo il periodo natalizio e davvero bere in questa tazza per me è un qualcosa di stupendo in inverno. Poi ho questa tazza, molto semplice, insieme a questa. Sono praticamente una coppia di tazze che mi sembra mia mamma abbia acquistato, anzi le abbiano regalato, abbia ricevuto insomma dopo un tot di spesa qui nel mio paese, se non erro, se non sbaglio. Poi abbiamo questa tazza, bella larga, come potete vedere finora ne avete viste tante larghe, ripeto, mi piacciono molto, così, di questo bel colore. E questa, beh, mi ricorda tanto, perché mi ricorda, ecco, le colazioni, le merende con la mia nonna. Se devo essere sincera, anche quella larga con i fiori che vi ho fatto vedere poco fa mi ricordano, ecco, queste cose. Poi ho una tazza che in realtà ho regalato a mia mamma, ma che uso anch'io, ed è questa. Eh sì, siamo due amanti della Juventus, lei in maniera proprio sfegatata. Io ho una simpatia per la Juventus ed è molto bella. Poi da quest'altro lato abbiamo questa tazza con scritto Matera. Mia mamma andò a visitare Matera con mia zia e mi portò questa bella tazza. Poi questa che mi sono regalata io perché, non so, mi ricordava il periodo natalizio e mi piace tantissimo. Poi abbiamo questa tazza tenerissima di cucciolo, come potete, leggere, bellissima davvero. Poi, eh sì, sono molte. Questa con scritta Love Cappuccino che mi è stata regalata da mia mamma. Mi piace tanto, io amo i cuori come si può vedere anche dai tatuaggi, ma insomma,
Da piccolo ho sempre e solo disegnato cuori, cuori, cuori ovunque. Amo i tatuaggi, soprattutto, scusate, amo i cuori, soprattutto, ecco, neri, e amo il colore rosso. E sono sincera, amo anche il cappuccino, quindi un mix perfetto. Poi, abbiamo questa che non ho acquistato io, forse mia mamma, forse sempre dopo un tot di spesa, non so, ma penso proprio di sì. Che è molto carina. Poi questa molto bella, molto piccola. Poi questa con i gufetti che mi è stata regalata, mi sembra a Natale, dai proprietari di una pizzeria dove lavoravo, dove ci ho lavorato per un anno e mezzo. Molto carina. Poi abbiamo questa con scritto buongiorno di Biancaneve, appunto. Poi abbiamo questa di Bella, favolosa. Amo le rose ed è proprio carinissima. Poi questa con i pinguini, perché amo i pinguini per un motivo, ecco, molto personale, molto intimo, molto bello. Mi piace tantissimo. Poi abbiamo questa delle Barbie. Allora, qui ci sono tutte le cose che mi piacciono praticamente. Le Barbie, perché mi sono sempre piaciute fin da piccola, ci ho sempre giocato, amo le Barbie. Qui sopra su YouTube il primo video che ho fatto appunto si riferisce alle Barbie. E poi amo i cuori, ripeto, ho già detto, amo i rossetti, mi piacciono tanto i fiocchettini, tant'è che ho tatuato un fiocchettino. Quindi anche questa ha un mix davvero perfetto. Poi questa delle Winx, molto bella, io da piccolina guardavo tanto le Winx e quindi me la sono regalata io. La maggior parte delle tazze comunque sono state acquistate da me, soprattutto quelle là, ecco, con disegnate sopra i cartoni. Le ho acquistate io in un centro commerciale, in un supermercato e alcune dai cinesi, ma non qui nel mio paese. Poi abbiamo questa dei puffi, davvero bellissima. Guardavo tantissimi puffi io da piccola, quindi non potevo non comprarla. Ecco qui, e la mia collezione è finita. E voi invece quali collezioni fate a casa? Io ho altre due collezioni da farvi vedere e penso che oggi registrerò anche altri due video, così vi faccio vedere le altre mie due collezioni. E voi, quale passione avete? Cosa collezionate? Se collezionate qualcosa? Spero soprattutto che le bimbe vedranno questo video. Un bacione, buon sabato. Io sono molto influenzata e oggi pomeriggio, siccome la mia casa è vuota, preferisco tanto 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 riposarmi e rilassarmi un po'. Un bacio!